Buongiorno, siamo qui a Genova, allo stand di FLIR, con il responsabile del Mediterraneo, Giovanni Saranga, che ci spiegherà come funziona un loro prodotto appena uscito sul mercato, che è una telecamera, una termocamera anzi, che serve per la visione notturna ed è ottima per tutte quelle che sono le necessità a bordo in caso di pericoli o di identificazione di eventuali situazioni notturne. Quindi per esempio vedere degli scogli, gli approcci al mare, gli atterraggi, oppure anche per il recupero di un uomo a mare eventualmente. Certamente. Oggi FLIR, che è il più grande produttore di prodotti infrarossi al mondo, è in grado di portare sul il banco nautico un prodotto da 1.500 euro che è veramente un prezzo aggressivo per un prodotto termico che permette di aggredire un mercato da consumer oggi. I clienti possono usufruire di soluzioni termiche in tutti i vari settori, dall'edilizia, trasporti, ma anche nella nautica. E oggi questo prezzo sta dimostrandosi un compito arduo per tutti gli altri produttori di infrarossi, ma soprattutto per poter partire da un prodotto militare e oggi arrivare a un prodotto commerciale a questo prezzo. Mi spieghi esattamente cosa vuol dire una termocamera? Sostanzialmente, bene, qua noi abbiamo quello che, che vediamo attraverso il visore, non è l'immagine reale, ma è cosa? Allora, la termografia, che è meglio definita come termografia, è la ricostruzione attraverso un imager, un detector termico, delle varie temperature che compongono la nostra vita. Quindi se noi guardiamo questa immagine qui sul monitor, vediamo semplicemente come viene rappresentato tutte le varie temperature di questo ambiente che vede e le ricostruisce indicando una scala del grigio per la diversità di temperatura. Questo è effettivamente una termografia. Quindi in presenza di luce o in assenza totale di luce, l'immagine rimarrà sempre lo stesso, della stessa qualità, e il prodotto avrà sempre la stessa risposta. Quindi sostanzialmente noi vediamo quello che è caldo, o meglio, noi vediamo le temperature degli oggetti. E questo ci permette... E per questo diventa un prodotto molto più semplice per gli utenti finali e molto più affidabile per navigazione notturna in questo caso. Quindi navigando di notte, in totale assenza di luce, si riesce a intravedere tutte le varie temperature del mare, del porto, di una persona, di una boa, di una piccola barchina di pescatori, e quindi questo è un vantaggio necessario per la sicurezza delle persone, soprattutto anche la sicurezza di navi passeggeri che in qualche modo, usando i nostri imager, possono evitare piccole barche di pescatori. Quindi non solo per il leisure, non solo per il diporto, ma anche per il commerciale. Poi la cosa interessante è che ovviamente noi abbiamo una definizione dell'immagine dovuta proprio alla temperatura, sì. Quindi ogni oggetto che ci circonda ha una temperatura, sì. Quindi attraverso la temperatura noi siamo in grado di costruire le immagini quasi perfettamente, ecco, sì. Perché si ha la sensazione che guardando attraverso il visore di vedere le immagini perfettamente definite, però noi in realtà non stiamo guardando delle immagini, ma stiamo guardando le temperature degli oggetti. Esattamente, questa è la situazione. Infatti poi dopo potremo anche vedere come semplicemente i passi delle persone sul tappeto lasci una scia o un'orma del piede. Anche se questa temperatura è molto minima, i nostri sistemi sono calibrati a una sensibilità estremamente bassa, quindi un 65 millikelvin di sensibilità, che indica e dovrebbe indicare a tutti che anche un oggetto in acqua da molto tempo ha sicuramente una leggera temperatura diversa, e questo rende l'evidenza del